Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci su Hearts of Iron. Questa volta facciamo una sfida particolare, dobbiamo sopravvivere con l'Unione Sovietica, ma useremo soltanto armi leggere. Niente carri armati, niente motorizzata, niente meccanizzata e niente, tutto qui. Questa è la sfida, proviamoci. Allora, raggruppiamo tutte le nostre divisioni, tutto tranne l'NKVD. E le trasformiamo in fanteria. Neanche cavalli, solo fanteria. Solo fanteria. Poi, la divisione di cavalli com'è? A posto. Allora, ti trasformo direttamente in garrison. Buono. È già impostata. Bravissimi. Focus. La via del marxismo-leninismo. Ricerche. Allora, electronic engineering. Poi, industry. E flamethrower. Poi costruzioni, facciamo civilian, ne facciamo due a Mosca. Poi dietro gli Urali, soltanto nei punti in cui abbiamo il 60% di infrastruttura. Ok, così forse mi basta come base iniziale. Facciamo partire il tempo, andiamo avanti, uniamo tutte le flotte. Mutual assistance treaty, sì, grazie. Unifichiamo tutti gli stormi aerei e li mandiamo a Mosca. Abbiamo un sacco di aerei con l'Unione Sovietica, davvero un sacco. A posto, 8011 aerei, alla faccia proprio. Ok, focus completato. Andiamo di Stalin, non c'è motivo di fare una guerra civile inutile. La nostra flotta dove è andata? Ah, qua nel nord. Dov'è? Ah, ok, stanno arrivando. Poi il nostro esercito lo portiamo attorno a Mosca. Da Bieniam. E dovremmo tenere delle truppe anche sul confine col Giappone, perché ogni tanto fanno quella guerriglia sul confine. Tanto scusatemi, ma devo rinfrescarmi la gola perché mi fa malissimo. Ok. Focus completato. Facciamo heavy industry, electronic engineering fatto, andiamo di mechanical computing e produzione. Allora, via il carri, non mi servono. Ho impostato che tutte le imbarcazioni che produco vadano direttamente nella flotta, perché me le sta mettendo a Sevastopoli. Unificatevi. Ora, free military factories, show outdated, grazie. L'assegno al Tula, ah no, non posso farlo, mi mancano i punti, vabbè. La metto comunque in produzione. Ok, perfetto. La mettiamo in produzione, gli diamo il massimo delle fabbriche disponibili e poi il massimo alle armi più nuove, più giovani. Tengo ancora in produzione l'artiglieria e il motorized. Il motorized perché mi serve per la motorizzazione delle truppe, proprio per i supplies. E l'artiglieria perché la userò come compagnia di supporto. Flamethrower ricercato, facciamo support del 30 e voi allenatevi un pochettino. Heavy industry completato, mass immunization. Basic machine tools ricercato, facciamo improved machine tools. Metto la priorità ai rinforzi, anche se non serve, siamo a posto. E qua, soft attack e reliability. E poi appena ho i punti la assegno. Mass immunization fatto. Facciamo the Stalin Constitution. Construction fatto. Andiamo ancora di construction. Come è fatta la divisione? Ok, potremmo ingrandirla. Metto ad allenare un po' gli aerei, visto che abbiamo un po' di benzina, ce l'abbiamo, un sacco di benzina, però non ci basta comunque per tutto il nostro esercito. Ora, la nostra flotta, mettiamola qua a Leningrado. Ah, può passare anche per di qua, ma che figo! Che figo! Support del 30, buono. Facciamo The Ends. The Stalin Constitution fatto. The Zinovievite Terrorist Center.
Facciamo mobiles di armed forces immediately, così facciamo un compromesso sul riarmamento, cioè sul riarmamento dello stretto di Istanbul. Vediamo. Ok, ora possiamo passare con tutto. Buono. Abbiamo i punti, possiamo mettere qualcuno che ci dà political power. Captain of Industry, buono. Political power più 5%. Sì, mettiamo Khrushchev. Non ho guardato la produzione aerea, stiamo facendo questo via, il large via, facciamo solo small e medium. Ok, là. È iniziata la purga di Stalin. Security Administration, miglioriamo la produzione. E no, allenatevi ancora un pochettino perché ci serve l'Army Experience. Eccola qua. Ora, small arms del 30, la assegniamo, va bene. Mechanical computing fatto. Facciamo dispersed industry. Security administration fatto anche questo. Socialism in one country. Ora c'è qualcosa che ci dà un'agenzia? Sì. Ok, sì. Create an intelligence agency. Ok. Dobbiamo fare questo e poi questo. Dockyard livery. Mettiamo a fare convogli. Improved machine tools. Combat Service Support e la assegniamo alla GAS. Ora qua, Captain of Industry, Socialism in One Country fatto. Ora facciamo Addressing the Internal Affairs. Ora abbiamo i punti, assegno anche questa, anche questo design a Tula. Buono. Quante armi abbiamo? Via, adesso. Ok, perché così poche? 7K. Mi sembrano poche. Vabbè. Fermiamo l'allenamento allora. Quante ne perdiamo di equipaggiamento? Bene, negli ultimi 12 mesi, 11, quasi 12.000. È un po' tanto. NKVD Primacy. O Primacy. Non lo so. Construction 2 fatto. Facciamo Field Anti-Vehicle Kit. Anche vedi fatto. Allora, The Comintern. Come siamo messi qua? 40. Facciamo questo allora. Collectivization process. Gru fatto. E facciamo form department di crittologia. Mettiamo un Semyon Timoshenko che ci dà un po' di army experience. E lo teniamo per adesso, prima che ce lo purghino via. Dispersed Industry 1 fatto, facciamo anche il 2. Allora, prendo tutte le divisioni, ti tolgo l'ordine e le assegno in giro per il mondo. Sicuramente avrò problemi con i supplies. Department formato. Counter Intelligence Department. Togliamo Boris Simslovisk. Abbassa la paranoia e possiamo reclutare gente. Vladimir Zaimov, mi piace. Jens completato. Ora facciamo support. No, non lo so. Non so cosa fare, non so cosa ricercare. Facciamo l'excavation. Tra un po' dovrebbe partire anche la guerra in. Ah, è già partita la guerra in Spagna. Che scemo. Send volunteers, quanti ne possiamo mandare? 6. Dove abbiamo problemi? Allora, voi 6 vi prendete qua. Send volunteers. Ok. E li mandiamo in Spagna, dai. Combat Service Support. E facciamo la radio. Miglioriamo qua la GAS. E assegniamo il furgoncino appunto a gas. Sono arrivate le truppe? Eccoli qua. Allora, ma sì, Zhukov, Lukachevsky. Sì, dai, prendiamo. E qua in basso. Passiamo da qua in basso. E ci prendiamo il mare. Counter intelligence fatto. Facciamo linguistic training. Prendiamo anche qualcun altro. Anche tu sei carino.
collectivization process fatto. The Anti-Soviet Trotskyist Center, famolo. Ma quanto siamo? A zero, buono. E via. Date una mano anche voi. Non state fermi. Altro che possiamo prendere. Sei carina. Linguistic training fatto. Facciamo anche comando training. E diventiamo spy master. La Spagna ci manda le sue riserve auree. Grandissimi, bravi. Build anti-vehicle kit fatto. Facciamo high power cartridges. E facciamo una cosa importantissima. Voi andate per di qua. Voi andate per di qua. Così prendiamo Sevilla e circondiamo queste truppe. Ok, second Moscow trial. The workers' dictatorship. No, tu mi devi aiutare, però dobbiamo difenderci. Hindenburg incident. Non è crollato. Comando training fatto. Ora facciamo suicide pills. Si è preso subito infantry leader. Grande Tukhachevsky. E anche suicide pills. Ora, interrogation techniques, così interroghiamo tutti quelli che vengono nel nostro paese. Come siamo messi a supplies? Lì siamo messi male. Mi conviene togliere le truppe da qua. La Mongolia ci richiede gli advisor. Sì, certo. Andiamo subito. Ci prendiamo l'oro spagnolo. Dispersed Industry 2, fatto. Facciamo Excavation 2. Radio completato. Facciamo support del 38. E qua miglioriamo la produzione. The Workers Dictatorship. Centralization and Discipline. Famolo. 35 giorni. Intanto lui si è preso Infantry Expert. E glielo assegno. Cioè, Infantry Leader. E io gli ho dato anche Infantry Expert. Interrogation Technique fatto. Miglioriamo Government Cipher School, così ci proteggiamo un po' dagli agenti esteri. Cosa facciamo? Winter Clothing. Ok. E prendiamo un altro operatore. E ci prendiamo questo. Ora abbiamo i punti per la dottrina. No, non ce l'abbiamo. 120 costa. Male. Mass Assault Exp. Positive Heroism ci serve per quello. Però possiamo mettere Tukhachevsky. Mettiamo Tukhachevsky. E ora dovrebbe farcelo fare. Sì, Pocket Defense. Yes, siamo riusciti a circondare una divisione. Una va di là. E una blocca Cadiz. Tu dai una mano. Dispresa. Ora fermi. Centralization fatto. War economy. Government cipher school. E facciamo ancora uno e poi ci fermiamo con l'intelligence. Facciamo, modifichiamo l'ordine di attacco così. Ok, tu dai una mano a prendere Sevilla, così gli prendiamo la capitale. Come ho detto, ci fermiamo un po' con l'intelligence, così facciamo un altro po' di civilian factories. Tu blocca quelli dietro. Gli mando anche l'attaché. Ah, non lo accettano. Perché non lo accettano? Low opinion of us. Ah sì, gli abbiamo rubato le riserve auree. Però non lo prende in valutazione quello. Almeno non penso. Un'altra divisione intrappolata. La pappiamo allora. High power cartridges, grazie. E miglioriamo l'artiglieria. Winter clothing e anche il focus si è completato. Allora, dopo aver fatto winter clothing, facciamo questo di desert and jungle. E strengthen the mobilization plan. Ora, free civilian. Ne abbiamo un sacco. Abbiamo un sacco di civilian adesso. Dai che stiamo battendo i fascisti. Conspiracy in the Academy. Sì, chi se ne frega. Tu ti sei preso Infantry Expert. Bravissimo. Facciamo Anti-Tank Rifle.
E quasi quasi, sostituiamo Zhukov. Mettiamo Ivan Konev. Così facciamo avere anche lui Infantry Leader. Altro focus completato. Faccio questo, Cohesion First, che ci dà un po' di organization a scapito del training time. Perché non mi interessa dei cavalli più altro. Supporto del 38 fatto. Facciamo l'engineering, la computing machine. Anti-saboteur campaign, va bene. Ora abbiamo ancora i punti, facciamo defense in depth. What? No, ho tolto il pop-up, non ho letto cosa diceva dell'olio. Va bene, fa niente. Cohesion first, fatto. Ora, The Military Conspiracy, 35 giorni. Qua miglioriamo la produzione, va bene. E qua miglioriamo la reliability. La Mongolia diventa un nostro dominio. Yes, carino. Carino. Grandi. La Nutuba invece? Com'è? Ah, è solo nella fazione. Va bene. Prima o poi vi annettiamo, tranquilli. Spostiamo un po' di truppe in basso. Dov'è la loro capitale? Zagarosa, ok. Interwar Artillery fatto. Potenziamola ancora. Desert and Jungle Clothing. Fatto anche quello. Miglioriamo le armi. Small Arms del 39. Circondate un bel po' di truppe, tre divisioni, grandi. Dai, ma in che senso mi toglie Tukhachevsky? Il problema di Hearts of Iron è che Tukhachevsky sì è stato purgato, ma poi è stato riabilitato. Come faccio a riabilitarlo? Si può riabilitare in qualche modo? Rehabilitated Military. Gli unici due focus che hanno Rehabilitated nel nome sono Rehabilitated Military, che fa questo, e Rehabilitated Stalin's Legacy, però non c'entra niente in questo caso. Come faccio a riabilitare Tukhachevsky, visto che è stato riabilitato, è stato reintegrato nell'esercito perché stavano prendendo mazzate durante la Seconda Guerra Mondiale? È stato riabilitato e quindi è stato rimesso, tolto dalla Siberia praticamente. Perché non lo possiamo fare con una decisione, con un focus, con qualcosa? Per favore! Volete un gioco cioè, storicamente accurato, ma per favore fate questa cosa. Perché è davvero fastidioso. Chi mettiamo? Yegorov. Mi sembra il migliore, livello 3. Mettiamo Yegorov. Veloci. Possiamo tagliarli? Yes! Tagliati. Ok. Ora in questa piccola pocket non hanno supplies comunque. Ma non penso c'entri molto nella guerra civile spagnola. Infatti non c'è nemmeno il simbolino della mancanza dei supplies. Non so come funziona di preciso in Spagna questa cosa. Andate anche aggressivi, tranquilli. No, ragazzi, vogliono buttarmi via anche questo feldmaresciallo potentissimo. No, Yegorov rimane. Yegorov rimane e Forge Satisfactory Production Reports. Attacca anche tu, bravissimo. Dai, la Spagna ha guadagnato un sacco di territorio. La Spagna ha guadagnato davvero un sacco. No. Focus, cosa facciamo? Behead the Snake. 35 giorni. Ora mettiamo subito qualcuno a fare covert operation qua in Messico. Mettiamo tutti. Anti-saboteur campaign. Se ne frega. Ok, dai. Dai. Poi diamo industrial concern. Mettiamo questo che ci dà, oltre a Industrial Research Speed, più 10%, che è uguale a questo, identico, ci dà un bonus per il Naval Gunnery e per le Steel Mill, quindi facciamo questo. Behead the Snake, fatto.
The Comintern. Facciamo questo. Ora, tra 28 giorni, abbiamo il nuovo operativo che manderemo ad assassinare Trotsky. Ora, qua come siamo messi? Il nostro feldmaresciallo è a riposo. Allora, mettiamolo per qua. Cioè, per qua. Di qua. Andate e andate. La Cecoslovacchia. Buono. Sì, facciamo. Facciamo miglioriamo l'artiglieria. A te quanto manca per essere infantry leader? Ancora un bel po'. Però tanto la guerra non è ancora finita, quindi tranquilli. Computing machine fatto. Potenziamo. Cosa potenziamo? Questo è ancora stravanti. Advanced machine tools, dai. Qua l'industria. La Ilyushin? Perché abbiamo la Ilyushin? Vabbè, chi se ne frega. Abbiamo i punti, Land Doctrine, Mass Mobilization. Ecco qua l'operativo. Che avevamo di particolare? Ramon Mercader, eccolo qua. Ramon Mercader dovrà fare qualcosa... 270 giorni. Vabbè, facciamolo. Prepare... Ramon Mercader e la prepariamo, dai, 270 giorni e sarà mai. Send military advisors to Spain, mandiamoli, facciamo il focus, tanto dura poco. Allora, io direi che su questa nota possiamo anche fermarci. Continueremo nel prossimo episodio la nostra campagna con sole armi leggere, vediamo cosa riusciamo a fare senza carri armati, senza il T-34 che fece vincere la guerra ai sovietici. Io vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e bella!